Parigi dice no ai monopattini e lo fa con un referendum che è stato quasi un plebiscito. Il 90% dei votanti ha infatti scelto la messa al bando delle trottinette, i monopattini in francese, diventati ormai, come in Italia, causa di incidenti e disordine urbano. Vengono abbandonati nei parcheggi come immondizie, le batterie al litio buttate nella Senna. Non va bene, dice questo studente. Sono qui per votare contro i monopattini perché credo che siano soprattutto causa di incidenti sia per chi li porta che per i pedoni. Dice questo medico, che ha curato più di una vittima di incidenti stradali causati dai monopattini. Rincara la dose questo volontario di un'associazione che aiuta le vittime di incidenti. Mio figlio di 7 settimane è stato investito insieme alla mamma da un monopattino che viaggiava nella corsia sbagliata, racconta, e vivo per miracolo, e da allora lavoro perché ci sia consapevolezza della pericolosità dei monopattini. Negli ultimi anni sono stati quasi 500 gli incidenti conferiti a Parigi, soprattutto tra i più giovani, tra i casi mortali. Il referendum era solo consultivo, ma le autorità parigine hanno dichiarato che seguiranno la volontà dei cittadini. Molto critiche sulle modalità del referendum le società di noleggio dei monopattini, che hanno annunciato lo stop ai servizi dal 1 settembre. Ma chissà se Parigi sarà di esempio per le altre città europee che soffrono problemi identici, come Roma, che però punta più che sulla messa al bando su un riordino del settore noleggio. A inizio era una cosa buona, adesso un po' di meno perché sono troppo selvaggi, cioè non rispettano assolutamente le regole, contromano, ti ritrovi dappertutto. È un buon mezzo, ma andrebbe usato con la testa. Sono un pericolo pubblico per se stessi e per chi guida. Lei li toglierebbe proprio? O utilizzano una corsia dedicata, come fanno le biciclette, o altrimenti farei delle severe multe per chi si avventura in mezzo al traffico, mettendo a rischio appunto la vita di se stessi e anche dei poveri automobilisti che se li vedono spuntare a destra e manca. Che dovrebbero essere regolarizzati, assolutamente, anche perché fanno come vogliono. È un macello, una cosa, non c'è regolamentazione, non c'è niente. Quindi siamo sempre a spostare i monopattini dalla mattina alla sera. Qui lei lavora e il problema lo vede ogni giorno? Tutte le mattine. Lasciano davanti alle vetrine, davanti alle entrate. Poi se uno dice qualcosa rischia pure di prendere qualche sganassone, insomma. Utilizzo dei monopattini a Roma. Sono pericolosissimi. Molto pericolosi perché o ci vengono addosso o cadono loro, si ammazzano. Cosa bisognerebbe fare secondo lei? Eliminarli. L'uso del monopattino, cosa ne pensa? Ottimo, utile e efficace. C'è chi si lamenta perché vengono lasciati ovunque, lei cosa ne pensa? Va controllato e bisogna seguire le regole.